Buongiorno, prima di tutto un ringraziamento agli organizzatori, mi fa piacere presentare in questa sede, o meglio in questo contesto, non una base di dati o una banca dati, ma semplicemente un portale che è in fase di sviluppo continuo, ma già pienamente operativo. Bisogna tener conto appunto del fatto che parecchi anni fa, in parallelo a quanto ha illustrato molto bene il professor Settis, nell'ambito della scuola normale era sorto un laboratorio informatico per le lingue antiche, allora aveva altra denominazione, siamo nel lontano 1991 e grazie appunto alla lungimiranza del professor Nenci si era pensato allora di sviluppare le applicazioni dell'informatica anche alle lingue antiche e erano stati creati ben due laboratori che ora sono fusi insieme in un laboratorio più grande che fa moltissime attività che dirigo, il laboratorio di scienze dell'antichità, ma le stesse attività continuano in modi diciamo diversi o uguali, ma volevo sottolineare questo aspetto di continuità da un interesse per le applicazioni informatiche sviluppato molto precocemente alla scuola normale, proprio nel periodo e poi portato avanti negli anni successivi anche dal professor Settis stesso. Il portale che qui presentiamo, lo sentirete dalle nostre colleghe adesso più in dettaglio, ha il suo focus sulla scrittura. Quali sono le motivazioni? È nato, diciamo così, dalla tradizione che c'era di lavorare sulle applicazioni informatiche, o meglio sull'elaborazione di un software per il greco e il latino, ma preferito svilupparlo nel senso della messa a disposizione degli studenti, dei colleghi all'interno e di un pubblico molto più vasto all'esterno, le conoscenze di base relative alle scritture del Mediterraneo antico. Perché questo? Prima di tutto farlo su una base linguistica sarebbe stato naturalmente velleitario, avrebbe richiesto mezzi, collaborazioni su una scala gigantesca. Riducendolo, diciamo così, all'aspetto scrittura, sistemi scrittori, abbiamo ottenuto un qualcosa di più facilmente dominabile e di utile, diciamo, prima facie a vari livelli di competenza. Di cosa si tratta? Possiamo prendere la prima slide, quasi, già ci siamo sopra, eccola. La scrittura sul web, per quel che riguarda le scritture del Mediterraneo antico, è un mare magnum estremamente caotico, pieno, come succede ovviamente è il prezzo della libertà della rete, di qualsiasi intervento. E ognuno di voi può immaginare cosa c'è, per esempio, nel campo dell'Etrusco o di altre scritture più o meno peregrine, ivi comprese le scritture usate per l'egiziano. In questo mare magnum, che diventa sempre più caotico ma anche ricco, era necessario avere una guida, ma una guida che potesse sopperire anche un'altra necessità urgente nella situazione attuale. La chiusura di molte cattedre, molti insegnamenti diffusi nel campo, per esempio, dell'orientalistica e di altre discipline legate a questo. Si stanno riducendo i centri in cui questi insegnamenti sono validi e soprattutto è chiaro che a livello internazionale, non solo italiano, la prospettiva di una riduzione dell'intervento pubblico su scala sistematica in Europa soprattutto, ma diciamo è un fenomeno forse più generale, aveva un'incidenza negativa su questo. Non siamo più al punto in cui, come diceva Renan, la famosa definizione che
Renan dell'orientalista era la persona che aveva insegnato tutta la vita a un unico solo allievo che lo ascoltava e poi gli trasmetteva la sua cattedra, il suo insegnamento dopo che andava in pensione o moriva. Ovviamente ora questo può succedere ancora, ma sta diventando sempre più difficile. Allora si è deciso di mettere in opera uno strumento che non pretende di sostituire l'insegnamento vivo, ma di affiancarlo e servire anche a un pubblico di, per esempio, studenti, studiosi, ricercatori che vogliano comunque avere delle informazioni di base sulle varie scritture e di conseguenza anche sugli aspetti linguistici. Quindi, in una griglia molto semplice, ma comunque rigorosa, sono state una griglia semplice ma rigorosa è stata riempita di contenuti molto seri, grazie naturalmente alle persone che qui dentro lavorano a questo con continuità e le avete qui vicino, ma poi soprattutto con giovani studiosi, allievi dei migliori specialisti nei vari campi, che appunto a cui ci siamo rivolti per avere consiglio e informazioni, che a contratto riempiono questi stessi contenuti, vengono presentati e discussi preliminarmente in un seminario e poi messi sul web. In questo modo abbiamo superato una trentina di scritture, non do un numero preciso perché alcune stanno per essere messe in rete, prima vengono messe in rete all'interno e poi all'esterno. Speriamo appunto che questa guida, estendendosi anno dopo anno, possa costituire uno strumento di base. Il numero dei contatti è altissimo e so che molti fra studenti e anche colleghi la usano come base di informazioni. Sul web si trova di tutto, dalla grammatica di Champollion, dalla prima edizione originale, fino alle cose, come sapete, più astruse, divertenti o tremende che possono esistere. E la nostra guida si propone di dare un'informazione rapidissima su tutti gli strumenti informatici, perché è sempre più necessario mettere in guardia gli utenti da siti che hanno un livello bassissimo o addirittura sono non solo dilettanteschi, ma hanno informazioni errate, e quello che invece è condotto con criteri scientifici è che cosa comunque ci si può trovare. Ora ne avremo una dimostrazione pratica dalla dottoressa Anna Santoni e dalla dottoressa Russo. Io vi dico due parole, diciamo, in generale sul progetto, su chi siamo, e poi Anna Santoni, che è il nostro coordinatore scientifico e ideatrice del portale, vi farà effettivamente vedere qualcosa del portale, che è online. E la nostra squadra tecnica, la vedete, Mirko Del Caldo ha disegnato il portale, Davide Merlitti ha interamente sviluppato tutto il software, io mi occupo del coordinamento tecnico e di coordinare i collaboratori, e vedete anche, insomma, le persone che ci hanno aiutato nella traduzione del portale. Qui vedete la lista degli specialisti di cui parlava il professore, con le sezioni di cui si sono occupati. Attualmente sono pubblicate 34 scritture, 4 sono in elaborazione, è comunque un lavoro ancora in corso, quindi ci saranno altre scritture poi in seguito da pubblicare. Qui vi faccio vedere un pochino di statistiche di accesso a Mnamon. Mnamon è uscito all'inizio con poche scritture nell'ottobre del 2008, quindi vedete gli accessi che sono stati fatti in quella porzione di anno, e poi i contatti sono andati salendo e quest'anno siamo sui 375.000 contatti al momento. Vi dico rapidamente le ultime cose che sono state inserite per Mnamon. Il portale è pubblicato in italiano, inglese e francese. Una delle cose
anche interessanti che sono state messe come ultimamente sono le mappe. C'è una mappa generale, questa è la mappa generale, ci sono una serie di regioni cliccabili e quindi diciamo vengono, facendo clic nei relativi puntini, vengono fuori tutte le scritture che sono attestate in quella regione e dagli iperlink si va direttamente alle sezioni relative a quelle scritture. Questa è una mappa più particolare relativa a ogni singola scrittura, ha una mappa dei luoghi di attestazione, hanno puntini diversi, di colore diverso, non so se si vede, ma insomma per poter selezionare i luoghi di ritrovamento dai luoghi di conservazione oppure i luoghi di collocazione. E infine vi dico cosa sono i seminari di Mnamon. Inizialmente, siccome i nostri specialisti sono sparsi in tutta Italia, lavorano a distanza, più ci sono un paio di specialisti all'estero, ci riunivamo qui ogni tanto per poter fare il punto della situazione, soprattutto all'inizio con la prima scrittura di prova che è stato, sono state le scritture relative all'Egitto, per capire un pochino come sviluppare questo portale. Queste riunioni iniziali, diciamo, interne di lavoro si sono sviluppate in quelli che poi sono i seminari di Mnamon, che vengono, continuano a essere tenuti con una certa regolarità e sono seminari di presentazione delle scritture, ma anche a volte di presentazione di singoli documenti che possono essere interessanti. I seminari vengono sempre mandati in diretta video streaming sul portale che viene utilizzato anche oggi, TVSNS.it, e poi vengono pubblicati i video on demand sul sito della parte informatica per le lingue antiche del Laboratorio di Scienze dell'Antichità. Passo la parola ad Anna Santoni che vi farà vedere un pochino il portale. Allora. Se mi colleghi. Intanto che Antonella mi collega al sito del portale, per non essere troppo lunga, attacco subito velocemente. Prima di farvi vedere il portale, volevo dire una parola, perché quello che ha detto il professor Settis e anche il professor Nesselrat mi hanno fatto molto pensare. Anch'io ho una certa età e ho visto i cambiamenti, e devo dire che la cosa che mi colpisce di oggi è che queste banche digitali, grazie a web, sono diventate per noi un normale strumento di lavoro. Chi le ha viste nascere, ha visto le prime, forse trova normale il cambiamento, ma se ci si pensa il cambiamento è grande. Allora, grazie al web sta diventando questo tipo di strumenti, che assolutamente sono d'accordo col professor Nesselrat, non può essere alternativo al libro, fornisce altre informazioni e altri modi di lavorare, però sta diventando sempre di più un accesso prioritario al sapere. È per questo che lo dobbiamo gestire da specialisti e non lo dobbiamo lasciare in forme dilettanti, ed è per questo, come diceva il professor Ampolo, che è nato Mnamon. Lavoriamo sempre con più banche digitali, il professore ha ragione, non se ne usa mai più una sola ormai, come i libri, e queste banche digitali vanno censite perché c'è un'immensa perdita di tempo, almeno noi abbiamo visto per le scritture questo. Allora la nostra intenzione era di costruire questo portale in cui di ogni scrittura si dava una recensione di tutte le risorse che ci parevano di valore sulla rete. Risorse didattiche, risorse scientifiche, archivi di documenti, bibliografie accessibili, i grandi centri di ricerca, i musei che fanno vedere i documenti. E la parte di lavoro iniziale, quella che io ho seguito di più e che mi ha appassionato di più, era quella di definire una struttura d'uso di questi materiali, no? Come dare una struttura stabile dell'informazione per un utente. E avevamo due esigenze. Da una parte, appunto, dare all'utente uno schema chiaro, che era sempre quello, in modo che lui, dovunque andasse, sapeva cosa trovava e dove. Ma dall'altro permettere una flessibilità che era necessaria, perché le scritture non sono attestate tutte allo stesso modo, hanno ognuna caratteristiche diverse, e l'altra era che i nostri redattori, che il professor Ampolo ha scelto con grande cura, sono tutti giovani, sono tutti specialisti delle scritture che trattano, avessero la giusta dignità di libertà nella redazione. Perché loro firmano la loro sezione e dovevano sentirsi libere. Vorrei farvi vedere poi che soluzione abbiamo trovato.
Quindi non vi descriverò tutto il portale, se siete curiosi, anzi spero che così vi verrà voglia di andarla a vedere, ma vi faccio vedere subito qualche scrittura. E parto dalla prima scrittura che è stata realizzata, per ringraziare l'egittologo giovane che ora sta appunto in Egitto, a ricerca di lavoro come molti di loro, Daniele Salvoldi. Allora, qualunque scrittura voi andrete a vedere, troverete una struttura di questo tipo, non so che cosa ho aperto, ma ecco, una struttura di questo tipo, c'è sempre prima una presentazione della scrittura, l'estensione temporale in cui è attestata e il nome dei redattori. Il redattore si vede subito, perché è lui che garantisce il contenuto di quello che si va a leggere. Io non so se questo vale come titolo scientifico oggi, spero di sì, perché quando si fanno cose di questo tipo dovrebbero avere un peso anche nel curriculum di lavoro delle persone. Il cuore del portale è qui, sono le risorse online, ma ve le faccio vedere dopo, perché c'è una parte che noi avevamo considerato accessoria, ma che invece è diventata, nell'uso, lo vediamo da chi ci scrive, molto importante, ed è la presentazione della scrittura. Il portale è praticamente bipartito su questo. Le risorse stanno subito, sono le prime, per chi ha curiosità va direttamente alle risorse, ma c'è una presentazione della scrittura con delle articolazioni in cui il redattore è libero, ha una sua libertà. Salvoldi e Betrò, la professoressa Betrò, hanno scelto una presentazione molto stretta, molto limitata, con rimandi a una scrittura che ovviamente era imparentata. Più abbiamo aggiunto una serie di sottosezioni che abbiamo chiamato approfondimenti, dove ci sono i simboli e gli esempi di scrittura. Vado agli esempi di scrittura perché per me sono una delle cose più belle, e vi dico perché. Perché chi ha curiosità per una scrittura la vuole capire, e qui avete subito degli esempi. Avete le immagini, avete la trascrizione, avete la traduzione. Ci sono moltissimi esempi. Mi ha molto colpito, eccolo, i castoni, il Salvoldi si è messo lì e ci ha trascritto e tradotto tutti i castoni. Ci sono tanti esempi di questo tipo. L'aspetto pregevole anche di questa trattazione in particolare, visto che siamo fra storici dell'arte che amano la bellezza, è un bellissimo archivio fotografico che è tutto fatto da lui, cioè lui, sono tutte immagini che ha fatto lui, e che ci ha schedato e descritto. Questa è una soluzione nel descrivere la scrittura, ce ne sono altre molto più articolate che io trovo in questa varietà costituire una delle ricchezze del portale. Per esempio, il collega che ha curato l'aramaico, Marco Moriggi, aveva a disposizione una scrittura di amplissima attestazione nel tempo e nello spazio, e così che cosa ha fatto lui? Ha fatto la sua breve presentazione, come sempre si fa, però ha aggiunto un'articolazione di trattazione a più fasi, come vedete, due sono temporali e una è spaziale, riguarda i contatti dell'aramaico con l'Iran nell'Asia centrale. Sono trattazioni abbastanza sobrie, non lunghissime, ma sono un concentrato di tutto quello che conta e che serve sapere sulla scrittura. Sempre, scusate, sono un po' pasticciona, e poi questo non è il mio computer, sembra che sono un po' limitata nell'uso. Una delle cose pregevolissime che ha fatto Moriggi è crearsi lui delle tabelle di simboli. Con l'aramaico questo è veramente un gioiello, perché lui ci fa vedere 10 tipi di scrittura aramaica, guardate che meraviglia, credo che non si trova da nessuna parte. E poi ha continuato, perché appunto è uno che ama la chiarezza, ha fatto vedere l'aramaico con le lingue dell'Iran, l'aramaico con le lingue dell'Asia centrale, l'aramaico con la scrittura araba e, questo è il massimo, i numeri, che sono credo una delle cose più difficili e cavillose. Quindi questa è una soluzione di redazione. Un'altra che io ho trovato divertente e bellissima come valore di conoscenza è quella dell'accadico cuneiforme. Vediamo, ecco. Questo è Salvatore Gaspa che l'ha fatto. Allora, anche lui ha fatto tre righe laconiche. Se volete, se non avete bisogno di più, bastano queste tre righe, è finita.
ma da studioso bravo, giovane, di quelli che si sono chiariti le idee fino in fondo, ha sentito il bisogno di spiegare che cos'è nella sua ricerca una scrittura cuneiforme, come l'accadico come lingua si è dovuta adattare alla scrittura cuneiforme perché si è adattata alla ripresa, e poi dopo aver fatto questo e raccontato la decifrazione ha voluto anche mettere una trattazione sui supporti, perché è vero, lo sa anche un grecista come me, che il supporto determina la scrittura e ne cambia le caratteristiche, per cui ha fatto pure una bella trattazione sui supporti della scrittura in cui si trova testimoniato, documentato l'accadico. Un'altra soluzione personale che lui ha trovato dopo tutto questo lavoro è geniale, diciamo, che ha alleggerito il lavoro di Antonella Russo, perché di solito i simboli li ha sempre inseriti lei, garantendosi una benemerenza a vita da parte dei redattori. Salvatore, invece di metterli lui, i simboli, ha trovato un sito meraviglioso dove i simboli ci sono, e ci sono bene, e sono, insomma, ve ne faccio vedere qualcuno, immagino che anche voi come me possiate solo guardare, però ci sono. Andiamo a vederne uno molto breve. La scrittura determina la redazione. Per esempio, se voi fate il venetico, non vi va tanto bene quanto a documenti, perché ce ne avete pochissimi, o comunque molto meno di quello che avete visto fin qui. Vediamo se lo trovo, eccolo qua. Eccola, questa è Laura Montagnaro. Il venetico è attestato per un tempo breve rispetto alle altre scritture che avete visto e con pochi documenti, ma fra questi documenti c'è un ritrovamento molto pregevole, che è un ritrovamento, una stipa votiva in un santuario a Este, un santuario di una divinità locale, e Montagnaro ha dedicato una sezione intera a questi materiali, che sono materiali scrittori, cioè stili per scrivere e tavolette. E quindi avete sia una sezione che descrive gli stili, le tavolette, cosa sono, cosa c'è, sia, credo, le immagini, almeno, negli esempi di scrittura, le vedete pure, le trovate così. Per ora la più laconica presentazione di una scrittura, si capisce perché, è il disco di Festo. Il disco di Festo l'ha curato Maurizio Del Freo, cioè c'è un documento solo, poco si può fare, però voglio dirvi che è stato, da quello studioso rigorosissimo che è, potevo farvi vedere altre voci sue, naturalmente, no, della lineare A e B, ma penso che questo sia indicativo della serietà del documento che offriamo. Lui ha fatto una serie di sottosezioni, tipo di scrittura, contesto di ritrovamento, cioè ha dedicato a questo oggetto, che è l'unico testimone di questa, chiamiamola scrittura perché deve esserlo, ha dedicato una trattazione il più accurata possibile, e voi naturalmente, penso come me, andrete subito a vedere possibilità di decifrazione, perché è un oggetto che fa sognare, e qui trovate lo scienziato, lo studioso, che dice: siccome ne abbiamo uno solo di questi documenti, le ipotesi sono tante, ma nessuna è accertabile, punto. Ci si rimane un po' delusi, no? Però se poi invece si guarda interamente, lui cosa ha fatto? Ha messo nelle risorse online un po' di siti, i più seri che conosceva, che analizzano le ipotesi di interpretazione. E quindi, se uno si approccia al disco di Festo tramite uno strumento come il nostro, secondo me ci si avvicina nel modo giusto, che io come studioso vorrei insegnare anche a un giovane. Certo che devi vedere le ipotesi, però dal redattore serio io non ti dirò che c'è un'ipotesi che vale, perché non ho gli strumenti per dirlo. E io ho apprezzato moltissimo questo, e siccome intanto siamo entrati alle risorse digitali, per non prendere troppo tempo ve ne faccio vedere una buona e poi vi lascio. Ittita si dice, ci hanno spiegato non più Ittito, avevo detto Ittito tutta la vita, sbagliavo, si dice Ittita. E Ittita cuneiforme l'ha curato Giulia Torri. Una delle esperienze più belle della mia vita di studioso è incontrare tanti giovani competentissimi nelle loro discipline
e vederli interagire fra loro e creare una comunità, perché è diventata una comunità, loro si scrivono fra loro quando escono documenti, escono libri, è diventato veramente in questo senso molto più che il portale. Ah, dunque, le risorse online di Giulia, anche Giulia, già che ci siamo, vi faccio vedere, ha seguito la stessa, diciamo, lo stesso schema rigido che doveva, però presentazione breve e poi un'articolazione di nuovo molto personale, vedete, ha voluto mettere qualcosa sul sistema grafico, qualcosa sul sistema scribale, ognuno ha avuto all'interno di una schema in generale rigido libertà di redazione. Allora, le risorse online, anche se sembrerà ridicolo, per definire tutte queste sottosezioni noi abbiamo messo diverse discussioni. Qui ne manca una, che è la sezione persone, che però non è molto frequente, devo dire, ma ogni tanto ci sono dei bei siti dedicati a esperti della scrittura, Champollion, così. Allora, cominciate. Vedete, c'è un sito di interesse generale, Giulia ne ha trovato uno solo, che secondo lei valeva la pena, però sempre, questo che vedete in neretto, è la recensione dello studioso, che vi dice che cos'è e che cosa c'è dentro. Potete andarlo a vedere oppure no, ma già vedete da qui se può servirvi o meno. E questo, va bene, è un sito UNESCO con delle bellissime immagini e informazioni. Poi arrivano i documenti online e qui si arriva allo zoccolo duro. Qui siamo al portale di titologia di Mainz, che è certamente il luogo di riferimento fondamentale per chi vuole vedere documenti. Se volete studiare l'ITITA, all'Oriental Institute a Chicago avete due studiosi straordinari che vi mettono il corso online. Se voi non vivete vicino a loro non importa, vi potete collegare e studiare l'ITITA. Poi ci sono gli archivi di immagini, c'è un'altra voce che noi consideriamo essenziale, quella dei font, perché avere i font di scrittura per queste scritture qui è veramente, esatto, è fondamentale, come dice il professore, se no non si va avanti. Poi archivi e collezioni di libri, è incredibile quanti libri si trovano ormai su web, si può leggere e imparare tantissimo, e poi un po' di bibliografia. Se ho ancora un minuto, vi faccio vedere una un po' più ricca, non tanto, un po' più ricca, sezione di risorse elettroniche, perché da ricercatore non voglio farvi vedere solo le cose belle ma anche i problemi che vengono, non mi sentirei a mio agio se no. Geroglifico, torno al primo, chiudiamo in ring composition con Daniele Salvoldi, le sue risorse online, naturalmente parlando dell'Egitto, di centri di ricerca o siti di interesse generale lui ne trova di più. Li recensisce tutti, recensisce tantissimi documenti online, trova tanti testi che si possono scaricare e usare, trova molti font, l'Egitto, le scritture geroglifiche sono belle, trova molte collezioni, trova molte istituzioni, trova anche le persone, e trova una ricca bibliografia. Ora, se voi andate a vedere Gardiner, lo conosco anch'io, lo conosciamo tutti, trovate questo. Il museo è stato chiuso. E questo è il problema di un portale. Un portale deve essere aggiornato di continuo. Questa è la nostra difficoltà più grande, però non volevo non dirla, perché mi pareva che mancasse un punto vero. Allora, i nostri redattori sono bravissimi, non sono pagati e ci mandano lo stesso le correzioni, però il limite vero, se ce n'è uno, per me è questo, è che abbiamo bisogno di chi ci segnala o di chi ci aiuta a tenerlo aggiornato. Se volete anche un modo di chiedere agli studiosi o ai non studiosi, e Dio sa quanti ci hanno scritto di non studiosi, ma pazienza, lo sapevamo che c'era questo rischio, la notte di Natale, l'anno scorso, la notte di Natale, ve lo giuro, la mail era datata all'una di notte della notte di Natale, un signore mi ha scritto dicendomi che noi avevamo ignorato la sua interpretazione del disco di Festo, che era quella giusta, me la mandava, io l'ho girata a Daniele Del Freo con tanti auguri,
Però se tu apri uno strumento su web e scegli di renderlo disponibile a tutti, abbiamo avuto un signore che ci diceva che l'etrusco è albanese e che lui lo dimostrava e ci ha mandato una stele di Lemno con la traduzione albanese, però se sono 300.000 i contatti possiamo sperare che non siano solo questi che Delfreo definisce i pazzi volanti. No, il più paradossale, solo per chiudere con un sorriso un po' tragico, devo dire, è stato il caso più estremo in questa ampia casistica. Una persona che ci ha mandato una curiosissima formula che faceva parte purtroppo di una setta, ci ha mandato il testo allucinante di una pseudo formula magica letta da una sorta di santone di questa setta, chiedendosi quale di queste lingue era. Ovviamente era dell'italiano, molto cialtronesco mescolato ad altre cose. Ecco, era una cosa, diciamo, di cui ride, però metteva in luce, diciamo così, un uso un po' particolare delle scritture e delle formule inventate che c'erano, ecco. Ma per fortuna la stragrande maggioranza dei contatti riguarda un mondo, diciamo, molto più interessato alla didattica e alla ricerca. Prego. Grazie. Ah, sì, se avete domande. Forse ci sono delle domande dal pubblico, perché il carattere di quello che ci hanno presentato i colleghi è un po' diverso da quello di cui avevamo parlato prima, e non so se... Comunque siamo qui, se avete domande anche dopo... Cosa? No, trovo molto bello l'approccio didattico, supplire alla presenza di tutti che si stanno creando attraverso il sistema informatico. Sì, ma l'aggiornamento richiede una presenza continua di uno che gestisce questo portale. Sì. Ma anche di più, ne richiede anche che i singoli redattori, se trovano qualcosa, ce lo segnalino, perché uno solo non riesce a controllare tutto. A volte escono siti nuovi che lo specialista trova subito, ma uno da solo... I siti spariscono, sì. Diciamo che ogni due anni facciamo fare una revisione, però la rapidità del cambiamento a volte è tale che ci vorrebbe in realtà quasi ogni 3-6 mesi, ecco, ma non è possibile ovviamente. Ogni due anni mediamente cerchiamo di far fare una revisione del sito con un piccolo contratto dato alle persone che lo hanno elaborato o persone indicate da loro. E il sito come funziona? È un sito sul quale si fa delle domande o è un sito che si va a leggere più o meno? No, è un sito che si legge, si consulta, poi c'è un indirizzo di riferimento. Si può scrivere. E si può scrivere, ecco. Bisogna anche dire sull'aggiornamento, però, lasciatemelo dire, che un libro è molto meno aggiornabile di un portale. Cioè, noi siamo esigenti, e giustamente, perché un oggetto su web è più facile da aggiornare, ma se noi valutassimo con l'esperienza del libro non saremmo così negativi e così critici, nel senso che i libri, se si aggiornano a scadenze bibliche. Ma poi c'è anche l'informazione che si poteva dare, naturalmente banale per tutti noi, ma non è così scontato fuori, cioè che l'aumento vertiginoso del numero di opere disponibili su Google Books e cose analoghe rende ancora più necessario che nelle bibliografie di ciò che si trova online ci sia un aggiornamento, perché effettivamente è assolutamente impressionante anche in questo campo, in modi molto diversi, naturalmente varia da settore a settore, la quantità ormai di strumenti che si possono trovare, anche appunto gli strumenti banali, che possono essere opere, diciamo così, ormai classiche di
quel settore di comunicazione. Quindi è un portale veramente di servizio e lo sta diventando sempre di più. Ecco, no? Grazie. Grazie al progetto Mnamon.